John Bourne, ragazzi, da me e da Sheeran, e benvenuti. Ma cosa fai lì? Ma mi dai cosa fai? Vabbè, benvenuti in questo nuovo video. È depressissimo. È depressissimo. Scusate, me ne parto un attimo, era ancora selvaggio. No, allora, oggi faccio questo. Tra l'altro, come per Roma, c'è un mal di una testa, solo io ho mal di una d'estate. Faccio questo video perché sta uscendo prepotentemente fuori una voce di mercato che va presa con i pinzoni, quelli per tagliare e per potare l'erba in giardino. Però, raga, una cosa che mi intriga in un modo pazzesco. Pare che Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, nuovo numero uno della Fiorentina, nuovo boss della Fiorentina, vorrebbe fare il colpaccio e portare Sheeran, ma che fai? E portare Zlatan Ibrahimovic alla Fiorentina. Attenzione, per il momento è solo una semplicissima voce di mercato. Ibrahimovic sta bene, dove sta in America. Però ci sta pensando, anche perché uno, diciamo che quando arriva un presidente, non è una cosa che vi devo spiegare io perché mi sembra abbastanza palese, quando arriva un presidente, per farsi amare, è normale che porti il grande nome, che poi magari è un fuoco di paglia, perché comunque, raga, Ibrahimovic non c'ha 12 anni, non c'ha 30 anni, non c'ha 25, non c'ha 32 anni, ce n'ha tipo 36, ora non so quanti ce n'ha di preciso, ma ce n'ha tanti. Quindi potrebbe tranquillamente essere un fuoco di paglia. Però lo fanno per farsi amare. Vi ricorderete Ferrero che arrivò e prese Eto'o, ok? Che voi direte, ok, mi ricordo, Eto'o era finito, a fine carriera, grazie. Bene, però prese Eto'o. Ed era Eto'o, ok? Quindi ti porti Ibrahimovic a Firenze, riempo lo stadio. Quindi sarebbe una manovra molto intelligente da parte di Commisso, che pagherebbe sì uno stipendio molto elevato. Ovviamente anche lì però dovrebbe decurtarsi lo stipendio, perché comunque, se vuoi la grande occasione, perché comunque, raga, io penso che uno come Ibra, che vive di obiettivi, che vive di tabù da sfatare, giocare lì in America alla scoperta del nuovo continente calcistico, ma cioè, nel senso, ti rompi un po' i coglioni, perché io li vedo i video di Ibra, raga, cioè ogni 3x2 con football mi spara un video di Ibra. Ibra che fa gol di tacco, Ibra che fa gol di scorpione, Ibra che fa 8 sombreri, Ibra che ne supera 10, Ibra che fa gol da fermo da 150 metri. Bene, però è l'America, ok? Tornare a questa età a Firenze, cioè in Italia, andando a Firenze, che comunque è una squadra che stava andando in Serie B quest'anno, prenderla sulle spalle e trascinarla quantomeno in Europa, sarebbe una cosa da Ibra. Sarebbe una cosa da ricordarsi di Ibra, ok? Sarebbe una cosa da rientrare immediatamente in quei quattro testoni di Firenze, che comunque adesso fanno parte di quelli che ci si ricorda sempre, quindi i vari Antognoni, Baggio, Borca Valero, che ci è rientrato negli ultimi anni. Arriva Ibra, te lo ricordi per una cinquantina d'anni che c'è stato Ibra a Firenze. Tra l'altro, e poi riempiresti lo stadio comunque. Perché riempiresti lo stadio? Perché parliamoci chiaro, arriva Ibra, io allo stadio ci vado, ok? Quindi ora io non tifo Fiorentina, se tifassi Fiorentina allo stadio ci andrei. Perché è arrivato Ibra, ok? E perché Ibra? Sì, semplicemente perché Ibra. Quindi è una manovra che ci può stare. Tra l'altro, Commisso americano, con qualche spostamento, un colpo al cerchio dalla botte, per me non sarebbe nemmeno così impossibile. Certo è che vi dico la verità, rivedere Ibra in Italia, magari con la maglia della Fiorentina, e magari Cavani al Napoli, ma mi intrigherebbe parecchio. Cioè, questi ritorni, sapete come sono poi io? Ritorni nel paese che ti ha fatto, che ti ha formato, perché Cavani è esploso tra Palermo e Napoli. Ibra è esploso alla Juventus, poi si è consacrato all'Inter. Cioè, mi farebbe molto piacere vedere questi ritorni in Italia. Ibra io ancora me lo prenderei, attenzione, me lo prenderei ancora a questa età, anche se poi dici uno c'ha bisogno di altro, ok? Ma tanto a Roma, raga, se lamentiamo per Higuaín, figuriamo se per Ibra, ma tanto a Roma sembra che possiamo lamentarci. Davanti abbiamo Dzeko, ha fatto 6 gol quest'anno, dopo Dzeko c'è Scicca che non ha fatto 6 gol in carriera, noi ci possiamo lamentare. Comunque, mi vado di vedere Ibra alla Fiorentina, sarebbe veramente un grande, grande colpo. Per il momento resta una voce di mercato da prendere i pinzoni, io ve lo ripeto, perché, raga, parliamoci chiaro, è comunque Zlatan Ibrahimovic, è un giocatore fuori da ogni portata, dipende poi chi si muoverà, perché se domani si dovesse svegliare, che ne so, Real Madrid, e dire lo voglio come vice Jovic, anche se poi c'è Benzema, se dovesse svegliare il Bayern Monaco, per dire lo voglio come vice Lewandowski, anche se poi c'è Müller, in quel caso la Fiorentina dice ciao, è stato un piacere provare a prenderti. Però secondo me, ragazzi, sarebbe una cosa da fare, secondo me sarebbe una cosa da fare, cioè il Commisso dovrebbe farla, perché tipo si dà la tua, tipo si dà la Fiorentina, prendi un giocatore che è un top player e poi con uno sforzo minimo, perché comunque il cartellino nemmeno glielo paghi,
Io ci proverei, fossi commisso ci proverei. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, come sempre, nel caso non un dislike. Vi ringrazio per aver visto questo video. Buon shalala, seguitemi su Instagram, come sempre, Simone Sicco, il basso official, e noi ci vediamo ad un prossimo video.